Bella a tutti ragazzi, qui è Marco Dalur. Bentornati nel nostro episodio della serie Una chiacchierata tra noi. Però questo episodio, scusate, sarà un episodio speciale perché è anche un tutorial. Infatti, non a caso, il secondo titolo è Total War Tutorial. In pratica sarebbe tutorial dei Total War, insomma, avete capito. In pratica, questo tutorial è stato chiesto a gran parte delle persone e che consiste in questo tutorial sull'aumentare i uomini all'interno delle unità. Che mi sta molto chiesto, infatti, se notate la campagna d'Italia che ho fatto, c'erano più uomini. Questo vale per qualsiasi unità: fanteria, leggeri, schermagliatori, cavalleria, generale e persino artiglieria. Però una premessa, ragazzi: aumentare i uomini delle unità anche nell'artiglieria non vuol dire che aumenteranno anche i pezzi di artiglieria, ovvero cannoni, obici, insomma, sta roba qua. No, aumenteranno solo i uomini, gli addetti. Quindi non pensate che si aumentino i pezzi perché purtroppo è una cosa che non sono in grado di fare. Forse si può fare, ma dovete proprio fare modding proprio estremo da sudici. Allora ragazzi, questa una premessa, un'altra è che non dovete installare nessuna mod per aumentare i uomini. È una cosa che proprio dovete fare nelle fondamenta, non nelle fondamenta, un po' esagerato, nelle basi del gioco, negli script, appunto script, perché noi dobbiamo modificarli. Quindi, senza perdere tempo, perché già vi ho perso tempo, io già vi ho fatto annoiare, andiamo subito nel il pezzo bello. Allora, per arrivare agli script, dovete fare così: premere su Start. Ma non so se avete XP o 7. Io spero che sia uguale il procedimento per entrambi i programmi. Allora, andate su Start e cercate nella barra Cerca programmi e file. Io ovviamente aumenterò per farvi vedere che scrivo la schermata, la visualizzazione. Allora, dovete scrivere per cento, che trovate tra 4 e 6 sulla tastiera, per cento, poi app 2p app attaccato data, tutto attaccato, tutto minuscolo, scrivete come scrivo io, e poi alla fine per cento. Quindi risulterà una frase, una parola scritta per cento app data per cento, e qui arriverà la cartella roaming. Non so perché siano due robe. E in pratica dovete cliccare su questa cartella roaming. Bene, ora che siete qui, dovete scendere, 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 scendere. Ah, comunque ragazzi, c'è anche l'indirizzo della cartella qui sopra, che appunto vi farò vedere aumentando la visuale. Quindi se non la trovate attraverso questo procedimento, potete trovarla anche sull'indirizzo, insomma. Allora, ok, adesso andiamo giù fino ad arrivare alla cartella The Creative Assembly. Perché, se non sapesse, la Creative Assembly è sono gli sviluppatori dei Total War. Clicchiamoci e clicchiamo poi su Napoleon. Qui saranno presenti tutti i Total War che avete installato, ad esempio Rome 2 e Napoleon. Non ho Shogun 2 e Empire perché non sono installati, quindi clicchiamo su quello che ci interessa, Napoleon. Bene, ora abbiamo questa cartella piena di robetta come i replay, i salvataggi dei giochi multiplayer, e quella cartella che ci interessa a noi è Scripts. Clicchiamo su Scripts. Bene, ora ci troveremo due file, non so se voi sono due. Vabbè, quello che ci importa a noi è sempre, sì, preferences script, però quello è un documento di testo. Clicchiamoci. Ok, non vi scandalizzate, lo so, è pieno di scritte in codice da Vinci. Allora, andiamo con attenzione, vediamo bene. Allora, noi dobbiamo modificare due parametri, due frasi. Allora, la prima sarà, andando giù, ve lo dico subito come si chiama, GFX Unit Scale. Ecco qui. Aspetta che ve la evidenzio, ovviamente aumento sempre la visuale per farvi vedere. E si trova tra GFX Water Quality e GFX Shadow Quality. Allora, la unit scale sarebbe la grandezza delle unità, tradotta in italiano se non sbaglio. Se non sbaglio, la vostra si troverete un numero dopo unit scale che sarà il 2, sicuramente. Voi dovete modificarla in 3. Evidenzio il numero proprio qui dopo. Dovete modificare il numero senza modificare avanti, indietro, no, modificate solo il numero, portate da 2 a 3. Fatto questo, ce ne andiamo da GFX e torniamo sopra. Il parametro che ci serve a noi è campaign unit multiplayer, che si trova, aspetta che ve lo evidenzio, tra unit test fails e GFX first run fails. Quindi allora, questa significa campagna, moltiplicatore unità campagna. In pratica questo può modificare proprio il numero di uomini nelle unità. Allora, adesso vi faccio un piccolo schemino.
che sicuramente scriverò mentre edito. Allora, sappiamo che ci sono quattro grandezze nel gioco che si possono modificare sulle impostazioni appunto del gioco, le opzioni. Allora, il primo è piccolo, che troveremo su questo numero che sarà 0,25, perché questi numeri rappresentano la grandezza unità, questo numero qua dopo campaign using multiplayer. Allora, mentre medio, se non sbaglio mi sa, sarà 0,50 o qualcosa, adesso non ricordo con precisione. Poi grande, la grandezza è 0,75 se non sbaglio. Mentre ultra, che è il massimo per adesso, è 1. Questo qui. Quindi sappiamo che 1 equivale a 160 uomini. Ok, noi vogliamo mettere di più, perché 160 uomini in una fanteria non ci bastano. Ok, non è un problema. Allora, sapete cosa andiamo a fare? Bene, io i parametri che uso sono 1, 1,5, 2, 2,5 e 3. Non vado a modificare 1,2 perché mi sa che non te lo consente e te lo imposta su 1 o 1,5. Allora, 1 è 160 uomini per la fanteria. Poi, 120 per la fanteria leggera. 100 se... no, scusate, l'ho sbagliato, scusate, ho sbagliato. 90 poi per gli schermagliatori, se non sbaglio. 60 per la cavalleria, poi per il generale se non sbaglio 24 e per l'artiglieria 24 se non sbaglio, non voglio dire stronzate. Bene, e questo è il parametro 1. Mentre se vogliamo andare a aumentare gradualmente facciamo, guardate come scrivo, 1,5. Oddio, scusate, ho messo 54. Ecco, 1,5. 1,5 quanti modifica dei uomini? Bene, 1,5 porterà la fanteria di linea, oppure d'élite, uguale alla fanteria normale, porterà da 160 a 240 se non sbaglio, mentre la fanteria leggera la porterà a 180, gli schermagliatori a 120, la cavalleria a 90, l'artiglieria a 36 e il generale a 36. Ok, abbiamo capito tutto. Bene, allora invece questa è l'1,5. Adesso avanziamo a 2, proprio 2. Ok, arriviamo a 2. E 2 quanto è? Quanti sono gli uomini? Bene, 2 sono 320 per la fanteria, 240 per la fanteria leggera, per gli schermagliatori 120 mi pare, per la cavalleria 120, per l'artiglieria 36, se non sbaglio, no mi sa forse 48, e per il generale 48. Io ovviamente ragazzi non so, cioè non so, non mi ricordo benissimo in precisione, però vabbè, l'ho andata a vedere nel gioco. Bene ragazzi, allora, poi potete anche aumentare a 2,5, 3, 3,5, ma vi dico subito, io non sono responsabile di crash o malformazioni nel gioco, perché più aumentate il moltiplicatore, più si aumenteranno le unità. Ad esempio, si può anche arrivare a 5, pure a 800 per unità uomini, però ovviamente il computer non reggerà, potrebbe anche danneggiarsi, quindi non mi assumo nessuna responsabilità di danni al computer, ok? Quindi io, come ho detto, potete arrivare a 2, anche a 3 o a 4, però dovete sapere che il computer deve reggere questa cosa. Almeno io posso anche reggere 2 o 2,5 al massimo, penso. Ok, però adesso facciamo così. Prima eravamo a 1. Ops. Eravamo a 1, allora. 1 stava per 160 uomini, quindi la grandezza 100, la grandezza ultra. Adesso proviamo a fare 240 uomini, ovvero 1,5. Ok, fatto questo, ragazzi, fate così, chiudete e salvate. E ragazzi, per vedere e testare se abbiamo cambiato, andiamo sul gioco. Ok ragazzi, allora, io ho creato un piccolo esercizio per farvi capire le differenze tra unità. Allora abbiamo il primo generale, che è passato da 24 della grandezza ultra, ovvero 1, a 36 della grandezza 1,5, scusate. Ok, e questo è generale. Poi passiamo all'artiglieria, che è da 36 uomini. Ad esempio, vabbè, eccezioni che sì, la gran batteria della convenzione, che è un'artiglieria DLC che vabbè, ha 8 pezzi di cannone e quindi si modificano però solamente i uomini. Invece, vabbè, tornando al discorso principale. Ad esempio, fanteria d'élite e fanteria normale di linea non ha differenza, hanno entrambi 240 uomini. Mentre passiamo alla fanteria leggera, ad esempio qui il chasseur, che hanno 180 uomini, quindi dai 120 ai 180. Quindi era invece per la fanteria di linea d'élite dai 160 ai 240. Mentre invece per il voltigeur dai 90 ai 180. Parliamo invece di cavalleria, che è uguale per tutti, che
che è 90, dai 60 ai 90. Ad esempio, eccezioni sono giusto troppe. Unità di dittatori a cavallo, ad esempio, la Russia che ha i fucilieri a cavallo, che passano da 60 a 120. E ad esempio, un'altra eccezione, se è uguale per l'Impero Ottomano, che ha gli Zaim Sesid a cavallo, che da, invece di avere 90 delle normali unità di cavallo, hanno 180, 120 perché sono di cavallo schermagliatori. Ok, e questa è la grandezza 1.5. Andiamo a vedere invece quella 2. Ok ragazzi, tornando qui sulla cartella e i famosi testi. Allora, sappiamo che qui è 1.5, perché abbiamo visto anche nel gioco. Ok, ora vogliamo però portare a più uomini. Bene, come ho detto prima, modifichiamo il numeratore. Lo portiamo a 2, quindi da 1.5 a 2. Ok ragazzi, questa è la grandezza 2. Andiamo a vedere sul gioco com'è cambiata la situazione. Ok, eccoci qua ragazzi. Allora, ecco cosa è cambiato. Dai, prima i 36 della Guardia Generale siamo passati a 48. Questa ovviamente è la grandezza 2, eh? Quindi sentitemi bene. Dai, 36 della grandezza 1.5 siamo passati ai 4, 48. Mentre per la fanteria di dritta e la fanteria di linea siamo passati da 240 ai 320. Per i leggeri dai 180 ai 240, mentre per gli schermatori dai, no, dai 120 ai 160. Ed infine per la calderia dai 90 ai 120. Questa ragazzi è in linea generale l'aumento delle unità, dei uomini. Ovviamente possiamo anche andare avanti, portare anche a 3, a 2.53, però sono grandezze un po' troppo grandi per computer normali di fascia media. Come esempio il mio è medio, proprio se proprio si vuole azzardare medio alto, però non è proprio fortissimo. Quindi io mi limito a 2. Per me 2 è il numero perfetto per avere battaglie grandi, cinematiche, però che non pesino troppo, anche nei video che registro. Quindi ragazzi, questa è la differenza. Ora torniamo sul desktop. Ops, scusate, non dovevo tagliare in quel momento. Allora ragazzi, l'unico problema è che c'è una piccola clausola, una piccola premessa. Allora, ok, questa è la modif abbiamo modificato gli uomini, però se noi andiamo a modificare qualsiasi cosa dalle opzioni, esempio, guardate in mente i numeri qua, questi, ok. Se andiamo a modificare una qualsiasi cosa dalle opzioni, esempio, per farvi capire proprio che non bisogna modificare solo grandezza da qui, ad esempio, guardate qua, la dimensionalità è piccola perché è modificata. Ad esempio, proviamo a modificare, non so, l'audio. Vediamo così, ok. E andremo a vedere. Saranno modificati anche il numero. Ecco, vedete, adesso è portata a grandezza piccolissima, proprio piccola. Ad esempio, vedete, generale 6, cavalleria 15, artiglieria 6, fanteria di linea 40, granatieri 30, schermagliatori 20 e leggeri non so quant'è, 30. Capite, ragazzi, che appena toccate qualsiasi cosa dalle opzioni, si rimposta automaticamente su piccolo. E infatti, non è caso, ora che tiriamo su desktop, il numero sarà modificato. Ok ragazzi, andiamo a vedere se il numero si è davvero modificato. Libriamo il preference script. Effetti sì ragazzi, guardate, campaign unit multiplier è passato dal 2 al 0,25 e 0,25 equivale alla grandezza piccola. Ok ragazzi, avete capito insomma, poi ovviamente lo rimpostate come volete, basta che andate in questo documento. Ad esempio io voglio rimettere 2, metto 2, chiudo, salvo, fatto. Quindi ragazzi, questo tutorial finisce qui, lo so, l'ho tirato un po' troppo per le lunghe, ma essendo un tutorial dovete dire la prima cosa importante, anche la più stupida importante, però è sempre importante. Quindi ragazzi, cercate di giustificare questo lungo tutorial, la lunga durata, e basta così, finiamo qui. Allora ragazzi, finiamo tutto con le tre premesse, le tre, diciamo, clausole. Allora, la prima è che non c'è bisogno di nessuna mod per modificare il numero di uomini. La seconda è che dovete avere anche un minimo di responsabilità, perché sapete che se aumentate tantissimo uomini, portate tipo 800 uomini, potrebbe magari fare qualche danno al computer, quindi vi sconsiglio di esagerare. Portatela come faccio io a 1.5, 2, magari anche 2.5, anche 3 massimo, però basta così, non sforzate troppo il computer, già 2 va più che bene. E la terza è che, appunto, come ho detto prima, non dovete modificare niente dal menu e dalle opzioni, perché sennò si rimposta su come predefinito su piccolo. E in questa terza premessa c'è presente anche una, però che si unisce ad essa, è quella che se iniziate una campagna, per esempio con 2, quindi con la grandezza 2, rimarrà anche se modificate a piccolo.
Quindi, ad esempio, se nel gioco voi impostate su piccolo la grandezza, nella campagna che avevate iniziato con la grandezza 2, rimarrà su 2. Qualsiasi cosa facciate rimarrà su 2. Infatti, questo è il problema della mia campagna della Prussia, che io volevo modificare gli uomini, però, essendo nella campagna, si salva automaticamente il numero di soldati, quindi non potete modificarlo. E quindi niente, ragazzi, queste sono tre premesse e basta così. Spero di avervi chiarito le idee. Se avete qualche problema, ovviamente, nella sezione commenti, ditemi, io cercherò di trovare una soluzione a tutto. E ci vediamo alla prossima, al prossimo episodio della serie Una chiacchierata da noi. E ci vediamo al punto alla prossima. Ciao ragazzi!